guardiani, bentornati qui su Destiny. Dopo qualche video su Fallout, ragazzi, ditemi se vi sta piacendo Fallout, se lo state giocando. Comunque adesso siamo qui su Destiny per il nostro consueto video su Xurrino. Dov'è Xurrino? I miei consigli su Xur che arrivano nel tardo pomeriggio, ma vabbè, portate pazienza. Allora, Xur si trova, seguite la strada qua, nel suo solito terrazzino panoramico adiacente all'hangar sulla torre. Eccolo qua in penombra, poverino, guardate che roba, è sempre più strano questo povero Xur, mi fa sempre più peccato. Comunque ragazzi, Xur anche questa settimana ha deciso di prenderci un po' per il culo e comunque non porta un'arma, e come la settimana scorsa ci sono solo pezzi di armatura, e come la settimana scorsa diciamo che ci sono pezzi di armatura, non dico discutibili, però in teoria che dovremmo già aver ottenuto nel corso del tempo quelli insomma che vale la pena di ottenere. Allora dai, non perdiamoci in chiacchiere e partiamo con il cimiero del lupo alfa, versione per titano, armatura torace. Cimiero del lupo alfa è un torace esotico, che va bene per tutte le sottoclassi, un pezzo secondo me da avere. La particolarità del cimiero del lupo alfa è appunto custode del branco. Le super generano più sfere e si può rianimare ed essere rianimati più velocemente. Allora, la descrizione è già abbastanza autoesplicativa, è un pezzo che serve per il gioco di squadra. Le super fatte generano più sfere, quindi genererete più sfere di luce utili ai vostri compagni per ricaricare la super più velocemente, per ripristinare l'energia qualora loro abbiano un pezzo di armatura che gli rigenera l'energia al raccoglimento di una sfera di luce. Quindi è sicuramente un pezzo utile per esempio nelle prove di Osiride, nelle attività PvP o in tutte quelle attività di squadra dove il gioco di squadra stesso è un aspetto fondamentale della strategia. Quindi è sicuramente un ottimo pezzo per il titano. Poi abbiamo aumenta forza, aumenta intelletto, munizioni, aumenta la quantità di munizioni trasportabili per i fucili a impulsi, aumenta la quantità di munizioni trasportabili per i fucili a pompa e aumenta il recupero per 5 secondi dopo aver subito danni collaterali ad arco, oppure aumenta armatura, scusate, aumentata mentre utilizzi una sottoclasse dell'arco. Quindi al di là di tutto è veramente un ottimo pezzo che consiglio di tenere da parte per il titano. Non il migliore, ma sicuramente è da avere. Passiamo al cacciatore con la spina del giovane Amkara. Guanti lunghi esotici per principalmente la classe pistolero. Abbiamo il perk intrinseco, aumenta la durata delle granate laser e ottieni una ulteriore granata laser, quindi avrete due granate a disposizione. Poi aumenta intelletto, aumenta disciplina, aumenta la distanza di lancio delle granate e i colpi corpo a corpo forniscono energia delle granate bonus. Vabbè ragazzi, scusate, corpo a corpo, prima o poi dirò porco a porco, forse l'ho già detto. Vabbè, poi aumenta la velocità di ricarica dei fucili a ricognizione e aumenta la velocità di ricarica dei fucili a pompa. Allora, questo pezzo qui lascia un po' il tempo che trova. È un buon pezzo, ma non il migliore per il cacciatore. Se dovessi consigliarvi, se avete poche strane monete, diciamo che no, aspettate di ottenere qualcosa di migliore. Passiamo allo stregone. Qui troviamo un pezzo al quale sono molto legato, molto, secondo me, uno dei migliori pezzi per lo stregone, non il migliore, ma uno dei. Lo stregone ne ha tanti di ottimi pezzi, soprattutto tra gli elmi. E abbiamo questo casco esotico utilizzabile, secondo, allora l'utilizzo più sensato è con la sottoclasse camminatore del vuoto. Abbiamo insaziabile, le uccisioni con bomba nova, quindi la super della sottoclasse camminatore del vuoto, riducono il tempo di recupero della prossima bomba nova. Cosa significa? Significa che voi avete la super, boh, perfetto, la fate bomba nova addosso ai nemici, più nemici tirerete giù, più velocemente, proprio in quel momento, man mano che tirate giù i nemici, si ricarica nuovamente bomba nova in maniera molto veloce. Quindi
quelle situazioni confusionali, che Bomba Nova è straordinaria usata in queste situazioni qua, dove magari ci sono diversi nemici, ne fate fuori un botto e vi si ricarica praticamente di nuovo Bomba Nova. Tra l'altro, non mi stancherò mai di dirlo, l'ho già detto decine di volte anche nelle varie recensioni dedicate, trova largo utilizzo Bomba Nova con il simpaticissimo Malvagio Karma. Malvagio Karma che è un'arma che con il suo perk peculiare ci permette, dopo che le uccisioni praticamente ricaricano la super, delle sue caratteristiche, praticamente Malvagio Karma insieme a Mente d'Ossidiana e sottoclasse Camminatore del Vuoto, questo significa spammare Bomba Nova a rotazione ed è veramente molto molto bella come build. Quindi è un pezzo questo qua esotico che vi consiglio veramente di ottenere, forse è quello che ne vale più la pena fra i tre venduti da Xur questo fine settimana. Poi abbiamo aumenta intelletto, aumenta forza, polvere dell'asset, le granate forniscono super energia bonus, oppure uccidere i mostri dell'oscurità con armi speciali fornisce super energia bonus e alla fine infusione, ripristina la salute ogni volta che raccogli una sfera di luce. Quindi veramente un pezzo straordinario. Vi consiglio vivamente, vivamente, vivamente di acquistarlo senza pensarci due volte se avete a disposizione strane monete e se avete un personaggio ovviamente stregone sul quale poterlo utilizzare. Questa settimana il buon Xur ci porta un engramma esotico dei guanti lunghi. Attenzione, non c'è l'engramma storico. Ah sì, eccolo qua. Ok. Engramma esotico dei guanti lunghi, quindi questo engramma storico qua, questo engramma esotico qui ci darà un guanto lungo anno 2, quindi versione anno 2, perfetto. E poi per la prima volta mi sembra abbiamo un engramma storico legato però non a un'arma ma ad un'armatura corpo. Al costo di 29 strane monete potrete ottenere, anzi otterrete da questo engramma storico, un pezzo di armatura esotico torace dell'anno 1. A cosa serve? Non lo so, io ve lo sconsiglio l'utilizzo dell'engramma storico, a meno che non vogliate qualche pezzo particolare per collezione o a meno che non vogliate tentare la fortuna e magari vi droppa un pezzo di armatura esotico torace di quelli potenziabili all'anno 2 e quindi semplicemente andrete sul vostro bel blueprints a trasformarlo da anno 1 a anno 2, però mi sembra un po' una cosa, cioè investire 29 strane monete solo per questo motivo qua, tanto vale aspettare quello che vende Xur oppure i 3 di Ori, usare i 3 di Ori, insomma, vabbè, comunque fate come volete, 29 strane monete alla fine sono tante, però si ottengono un po' più facilmente in questo anno 2 di Destiny. Solite cazzate. Sintesi pesante, sempre utili, averne sempre un botto a disposizione. 3 di Ori che funzionano, ve l'ho già detto, ve lo dico ogni venerdì, comprateli perché funzionano e vi consiglio di utilizzarli a una 5-10 minuti l'uno dall'altro. Vi può aiutare la missione Il nemico del mio nemico per poter andare a fare quel mostro dell'alveare grande dopo un po' dell'inizio della missione, insomma. Facendolo e ritornando in orbita passeranno quei 6-7 minuti utili a far scattare, secondo me, in maniera un po' più frequente il bonus del 3 di Ori, cioè vi darà la possibilità di droppare un engramma esotico da un nemico che abbia un teschio, deve essere un ultra, quindi nemici con vita gialla e con il teschio alla sinistra della barra della vita. Poi i soliti aghi di vetro, materiale che ci serve per cambiare i perk secondari tramite manipola sorte, vedete, lumen, materiali per armatura e aghi di vetro, potrete cambiare questi perk qui, i perk secondari. Non questo, che è il perk intrinseco del pezzo, ma questi qua che sono secondari. E attenzione, solo ed esclusivamente con le armature esotiche, no armi, no leggendari. Perfetto, particelle di luce e siamo arrivati alla fine, ragazzi. Anche per questo video di Xur è tutto. Questa settimana qua Xur ci porta comunque due pezzi esotici molto molto buoni. Quindi
Quindi tutto sommato, ni, va bene, va benino. È sempre meglio quando porta un'arma, però vabbè, non può portarla sempre. Amen. Facciamoci l'abitudine. Questo venerdì, questo weekend è andato così. Fatemi sapere nei commenti cosa comprerete, se vi va. Io come sempre, ragazzi, vi auguro una buona fortuna nei drop e come sempre ci vediamo al prossimo video. Ciao, guardiani!